Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Legend of Zelda Link's Awakening. Siamo al secondo episodio speciale nei labirinti di Danpei. Allora, questo durerà probabilmente meno dell'ultimo, che è durato praticamente un'ora. E ci manca il terzo livello di difficoltà, diciamo. Abbiamo ottenuto un'altra tessera. E costruisco. Allora, abbiamo quindi il sali scendi, non so quanti sono, creo questo labirinto. Ok, dobbiamo mettere quindi facciamo un ingresso da uno semplice, come al solito lo mettiamo qui. Poi ci mettiamo una mattonella da 2 con scale, però che deve fare la curva. Oppure c'è da 1 così con le scale tesoro, solo scale. Scale tesoro, vediamone uno un po' veloce, quelli assolutamente no. Possiamo fare questo, mettiamo così. E ok, quindi abbiamo fatto l'ingresso, un tesoro, non sono richieste chiavi, ci sono solo porte, quindi dobbiamo unire. Hanno un po' allungato qui. Allora, facciamo da 2 in discesa così, vuoto senza boss, ci mettiamo magari questo. Di qua invece la curva così con nulla, mettiamo così e uniamo questi due pezzi facendo questo semplice e una curva così con un tesoro, ma anche niente. Questo c'è le mattonelle, questo c'è la chiave, questo non ha niente. Allora, fatto questo, dobbiamo adesso unire qui a di qua anche. Quindi direi di andare su con una da 2, anzi da 3, andiamo direttamente da 3, così, e mettiamo questa. Poi curva da 2 in alto con non con scale, mettiamo questa, un mini boss. Poi andiamo sempre su una semplice, un'altra con scala no, un'altra semplice e poi la curva. E ci mettiamo una curva banalissima con niente così e un'altra curva all'ingiù banalissima con niente così. Ora rimane da unire questo e questo. Allora di qua metterei un'inutile fatina così e poi a scendere da 2 che scende non con il boss, mettiamo una che scende con niente, una curva vuota tipo questa e poi questo con niente e un'altra tipo questa con un tesoro pure. Ok, ci siamo, abbiamo unito tutto. Quindi per completare questo labirinto dovremmo andare su. Ci saranno queste scale unite misteriosamente, quindi andiamo a vedere. Non ci hai messo. Ah, la tana del guardiano, è vero. E devi posizionare la tessellatura sulle caselle con l'icona. Una tessellatura su tutte le caselle con un'icona.
Ah, c'è anche questa scala qui. Non l'avevo vista, ragazzi. Era un po' coperta dal microfono. Quindi uno con scale. Mettiamo ad esempio questa. Oppure mettiamo questa qui. Questo è anche il tesoro. Io direi di mettere questa qua. E poi sopra chiusa una col tesoro. Non va bene. Ah, dobbiamo mettere anche il boss. Però non gli piace così, perché? Perché non gli piace? Non gli piace perché deve essere collegata forse ad altri. Proviamo, mettiamoci. Questo è anche il tesoro. Questo è anche il tesoro. Una da due, dritta con niente. No, queste c'hanno i boss, quindi non va bene. Ci mettiamo questa. Poi ci mettiamo il boss. Perché 2, 2, manca un'altra scala. Quindi al posto di questo ci mettiamo 2 scala. Abbiamo questo con la scala e il boss. Qui. No, non va bene nemmeno. Ah, giustamente vuole che un'altra scala sia collegata a quello, perché sennò sono dispari, probabilmente deve essere collegata a quest'altro blocco. Quindi, se noi mettiamo al posto di questa un 2 così con scala che non ha, ok, quindi rimettiamoci questa e ne scegliamo invece una, per esempio, questo angolo qui, ce n'è una con la scala. Vediamo un'altra mattonella, però non ha niente. Allora vediamo un po' dov'è che sta una scala comoda. Sta qui, quindi la mettiamo al posto di questo. Ci mettiamo questo. Poi da 1 con la scala ci mettiamo questa qua e uniamo con questo da 2 semplice. Semplice semplice con questo qua dovrebbe andare. Ok, ci siamo, ma non va bene più tutto il resto. Non va bene più tutto il resto. Ok, vediamo. Allora, ci mettiamo scale e tesoro e ci siamo. Ok, parto l'avventura. Va bene, questo ci siamo. Ah, cuore, 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 ok. E ci prendiamo il primo tesoro. Ci riprendiamo anche un cuore. A posto. Una rupia fondamentale. Adesso scendiamo la scala. Scala che segniamo col cuoricino. A posto il sotterraneo. Come al solito questi infimi con le palle di fuoco che tanto odio. Ok. Proprio preciso nel momento clou. A posto. Ok. Allora, adesso ci troviamo qui, salviamo col cuore e andiamo in alto. Unica strada disponibile, aia. Blocchiamo questo, mettiamo una bomba qua. Ok, la lasciamo fare e passiamo. Mettiamo un'altra bomba qua, il cristallo non ci interessa. Non ci interessa, passiamo oltre.
qui non mi pare ci sia un bel nulla. E quindi possiamo andare anche sotto. Ci prendiamo poi una bomba, così a caso. Cuore, non ci interessa. Qui abbiamo il tesoro, quindi ce lo prendiamo. Però stavolta 50 rupie. Ci stanno dando da fare. Allora. Andiamo di qua. E facciamo scendere un altro scrigno. Perfetto. Ah, a posto. Fatto cartare di sotto. Altre 50 rupie. Questo terzo livello paga bene. E andiamo a sinistra a questo punto. Andiamo a sinistra. 1 e 2. Ci prendiamo lo scrignetto che ci tocca di diritto. E ok, saltiamo qua. A posto. Vai. E andiamo. Qui anche dobbiamo eliminare i serpenti. Scudiamo e andiamo su. Qui non c'è nulla. Si passa lisci. Ok. Devo anche respinta le palle di fuoco. Una bella rubia. E abbiamo di qua, mi sale la fatina inutile. Vabbè, che poi non è manco tanto inutile, perché ci abbiamo 3 cuori e mezzo in meno, quindi usiamola. A posto. Vai, va bene così. E torniamo indietro alla scala. Qui giù. Scala che marcheremo con il picche. Quindi, a tutta. Aia, l'ha preso proprio al volo. Ok. Via. Non ci facciamo colpire sto giro da niente. Ottimo. Si è appiccicato. Ok. Mi ha fatto rispawnare in un posto non favorevole. Vediamo se ci sono cuoricini. Bombe a go go. E scendiamo. Aia. Aia. Andiamo di qua. Qui potremmo usare il boomerang per toglierci di mezzo. No, non lo prende. Di ritorno. Mamma mia, il boomerang lo adoro. E si va. Si va qui. Dove? Dove? Che cosa abbiamo? Abbiamo... pare che c'è qualcosa qui. No, solo la scala. Quindi picche su questa scala. Ci riprendiamo 2 cuori e ce ne andiamo. Quanto non c'è altro. Qui non c'è niente. Qui invece dobbiamo eliminare queste gelatine per passare. Non ci facciamo beccare sto giro. Aia. Ok. Vieni fatina. A posto. 1 e 2. Easy. Che schivata. Abbiamo bloccato, buggato questo coso. E così. Ora dobbiamo spingere i 2 blocchi di qua. E appare una scala? Cosa appare? Sì. Perfetto. Scala, che io per abitudine segno. E abbiamo capito che segnando le scale si guadagna veramente un sacco di tempo. Sotterraneo semplicissimo. E ce ne andiamo. 1 e 2. Non serviva assolutamente a niente. E qui abbiamo la chiave del boss, che però sicuramente, eccola qui, ce l'abbiamo. Perfetto.
Alziamo, grazie al nostro super bracciale, la statua ed eccoci il nostro solito bossettino per finire il sotterraneo. One. Lasciamo sclerare. No, però non viene addosso. Ah. Ok. E questo è fatto. Devo dire, non proprio una passeggiata a costruirlo, però... Ok. Ora. Andiamo col secondo. Ci meritiamo un'altra mattonella. E... costruisco. Andiamo al pochi cuori. Creo questo labirinto. Dobbiamo riempire tutte queste mattonelle. Davvero una pesantata. Allora, mettiamo possiamo fare qui, oppure possiamo fare qua. Poi mettiamo 4 con niente, così. Ora andiamo a scendere con i due in questo modo. Ci mettiamo anche un tesoro, un altro di qua, così, e va bene. E poi da 3 in alto, così, e ci prendiamo questo che ormai lo conosciamo, è semplice. Da 2 laterale mettiamo questo e questo, e poi da 1 andiamo a chiudere, da 1 andiamo a chiudere con questo, e di qua andiamo a chiudere con uno, con la fatina, non ci sta mai male. Ok, adesso dobbiamo scendere, quindi mettiamo 2 curve da 2 in questo modo, 1 e 2 col tesoro, poi 2 curve semplici così, 1 e 2, anche questa, c'è una nuova, no vabbè, non il boss, no, mettiamoci questa con le porte che si rompono. Andiamo a scendere con questi dritti, uno così. La scala non ci serve assolutamente, abbiamo tanti tesori, quindi possiamo anche mettere che questa porta si apre con la chiave. E oddio, però va a finire che ci infogniamo se non esploriamo tutte quante le stanze, quindi mettiamoci questo semplice, anche se ci toccherà, ragazzi, ci toccherà, perché vabbè, sì, qua c'è il mini boss, qua c'è il tesoro, mettiamo un altro tesoro, curva con niente, altra curva con niente anche qui. Il boss lo andiamo a mettere da questa parte, e con questi da 2 andiamo a unire 1 e 2. Questo c'è ancora più niente, quindi qui. E poi prendiamo una bella mattonella da 3, che non ci complichiamo la vita, ci mettiamo tranquillamente questa, a posto. Questo è stato semplice semplice. Parto l'avventura. Partiamo l'avventura e si va a esplorare queste stanze. Per non rischiare di non prendere la chiave, dovremmo andare a prendere tutti i tesori. Forse ci ha messo un po' troppi tesori. Andiamo prima su. Uno. Scrigno. E qua c'è la fatina a destra, se non ricordo male. Vediamo. No, c'è uno scrigno. Uno, due, fast. Fast, fast, fast. Prendiamo anche questo. La fatina a destra non ci andiamo. Non ci perdiamo nemmeno tempo. Ma, what? Abbiamo 3 cuori qui, ragazzi. Abbiamo... Ah, pochi cuori. Per quello si chiama pochi cuori.
Oh. Ok. Abbiamo solo tre cuori. Bisogna stare molto, molto, molto attenti a non perderli stupidamente, questi cuori. No, 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 no. Non è l'ocarina che ci interessa. Dov'è il mio boomerang? Mi ha messo l'ocarina. Boomerang. L'ho preso di ritorno, ragazzi. Wow, con un solo colpo. Cioè, micidiale. Micidiale. Quindi massima attenzione a questo giro. Prendiamo anche questa rupia. Non è la chiave. E si va. Si torna dietro. Torna indietro. E nella stanza di prima. Qua. Ok, lo devo beccare col boomerang, già abbiamo perso mezzo cuore. Dai. A posto. Ok. Quindi, di qua. Uno, due, al volo. Ah, una rupia, niente chiave. A destra. In quanto non possiamo andare da nessun'altra parte, prendiamo di qua. Ok. Un'altra rupia. E si può scendere, però dovremmo scendere dall'altra stanza, non da qui. Quindi andiamo su dietro. Torniamo tutto indietro. E scendiamo. Qui c'è il tesoro. Uno. Due e tre. In realtà erano quattro. Va bene così. E ci pigliamo anche questo. Oh, 50, buono. Buono. Anche se ormai, ragazzi, siamo giunti al termine con queste rupie, per lo più non c'è molto da fare. Non c'è molto da fare. Sempre bello averle, ma non è la ricchezza a cui puntiamo al momento. Qui nulla. Vediamo se troviamo il mezzo cuore che ci manca, piuttosto. E quello ci può essere di qualche utilità. Eccolo qui. Dato che ne abbiamo solo tre, bisogna prestare la massima attenzione a questo buco nero. Prendiamo. Eccola la chiave del boss. Perfetto. Possiamo andare dritti dritti al nostro boss. Aia. Aia. Via. Massima attenzione. Ok. Niente, di qua e su. Di qua e su. Mettiamo questo. Mettiamo anche questo. Andiamo proprio senza rischio e al massimo della sicurezza. Tre cuori li abbiamo. Il nostro boss è qui e ce l'abbiamo fatta a costruire e superare anche rapidamente questo altro labirinto. Con pochi cuori e aia, a posto. Perfetto, anche questa è fatta. Musichetta trionfale, pochi cuori, sfida superata. Ottimo. Ok, troppo bravissimo e ti meriti un'altra mattonella. Anche l'ultima ampolla, allora quando ho giocato da solo non l'avevo presa, mi ero chiesto ma a che cosa servisse l'ultimo slot. Costruisco e costruiamo senza spada. Così devo affrontare il labirinto senza spada. Se ci metti testa che ti serve la spada per superarla, rimani bloccato. Ok, quindi non dobbiamo mettere le tessere con dove serve appunto la spada. Perfetto. Allora, vediamo un attimo. Qui
ci possiamo mettere da 1 all'insù. Anzi, io qui ci andrei a mettere quasi quasi direttamente il boss. Così. Poi andrei a fare una cosa. Si potrebbe mettere un ingresso, il nostro solito ingresso da 1 qui. Sono coperte le scale. Ah, questi sono a sé stanti. Quindi vuole delle scale. Vuole delle scale e noi possiamo esaudire questo desiderio mettendo delle curve con scala, che ovviamente non ci sono. Non ci sono. Allora, da 1 chiusa con scala. Mettiamo questa qui. Sì, ma poi va a finire nel nulla, non va bene. Allora, ripartiamo da qua. Sotto con la scala non va bene. Possiamo allora fare così. Scala questa qua. Ok. Poi scala quest'altra così. Niente di più tranquillo. E andare a chiudere, perché se quella scala porta lì, questa di qua, possiamo andare a chiudere con due tesori, per esempio qui, e un altro ci mettiamo. No, questo non è fastidioso. Ci mettiamo uno semplice, questo non va bene. Ah, perché giustamente qui è chiuso, che stupido. E allora, quindi servono altre due scale. Ok. Allora, togliamo, mettiamo curva da 2 così con scala. Solo questa abbiamo. Mamma mia, che penuria di scale. E scala con, non sia mai quello, non sia mai, mettiamoci questo il nostro caro. Così non me lo chiude qui. Perfetto. Perché queste unite così? Quelle sono unite così, a casaccio. Proviamo a mettere allora un altro angolo. Angolo così, con scala, che non c'è. Quindi ci mettiamo curva semplice con finale a 1 con scala. Tesoro e scala. E non va bene, perché? Perché questo unito qua, questo unito là, questo unito là. Manca anche uno all'ingiù con semplice tesoro. Così. No, però non va bene con la scala. Mettiamo questo. E 1, 2, 3, 4 chiavi. 1, 2, 3, 4. Però ci serve un altro collegamento. Un altro collegamento di scale. Quindi queste non possono essere sostituite. Possiamo togliere. Serve un altro collegamento di scale. Quindi per forza
Altre scale a go-go. Quindi questa mettiamo a 3. A 3 che va su. Così. Non hanno scale. Però da qualche parte io le devo andare a mettere queste scale. Quindi per forza così. Questo è collegato lì, questo lì. C'è un'altra scala. Che come si può fare? Per esempio, qua sotto potremmo mettere una curva da 2 con scala e un finale. Un finale semplice così. Perfetto, ci siamo. Abbiamo un sacco di tesori da prendere. Questi sono i collegamenti. Quindi di qua, di là. I due. Vabbè, tanto comunque li segneremo e partiamo l'avventura. Non semplicissimo questo, ma di certo dobbiamo andare a destra. Prendiamo intanto il primo screen. Spadate a go-go. Ah, non c'è la spada, giustamente. Spadate a go-go, un bel nulla. Una bella raffica di niente. Possiamo mettere questo, però. Tutto comodo. Ragazzi, mi prenderà parecchio di mano questa cosa che non posso tirare spadate. Allora. Così. E... vai, a posto. Quindi questa ci collega a destra. Direi di completare prima il settore di destra, dove erano collegate così. Quindi andiamo qua. Poi ovviamente lo segniamo con un picche. Saltiamo. Ok, ottimo. Qui abbiamo per lo più nulla. Allora, ecco qua, ci siamo. Dobbiamo buttarlo qui. Non è là. Fermati tu. Aia. Oh, oh. Vai a tutta. Tu di qua. E tu vieni di qua e beccati. No. Ok, ci siamo. Scrignettino. Abbiamo un'altra chiave. Ottimo. Allora, abbiamo esplorato. Dobbiamo andare giù. Giù qui. Ah, qui c'è il boss. Non ci avevo fatto caso. Spero che non sia un boss dove ci serve la spada, perché sennò dovremmo andare a modificare. Sì, dovremmo andare a modificare, a meno che non posso beccarlo con le frecce. Ho sbagliato a mettere questo blocco. Ah no, vai, gol, vanno le frecce. Perfetto. Vanno le frecce, ottimo. Almeno dall'inizio del gioco le abbiamo usate per qualcosa di utile. E finora praticamente non le abbiamo mai usate. Vai a tutto. Aia. Un altro colpettino. Molto comodo, devo dire, rispetto alla spada, all'arco, prenderlo così. Ottimo. Va bene, non ci avevo neanche fatto caso che avevamo messo il boss. E lo catturo questa fatina. Sempre buono averle nei barattoli piuttosto che prenderla, dato che i cuoricini comunque abbiamo modo di riacchiapparli ugualmente. E mettiamo il boomerang. Bene. One. Qui dobbiamo... ah, non c'è la spada. Ogni volta vado lì, tiro colpi. Perfetto.
scrignettino e abbiamo concluso questo settore e abbiamo preso tutte le chiavi che ci servivano. Perfetto. Ora torniamo su e ce ne andiamo dalla scala dall'altra parte di qua. Forse conveniva usare il l'ocarina, forse avrei fatto prima, chissà, vabbè. Torniamo di qua. Intanto qui pure un picche e si va a sinistra. Aia, guardando una valanga di cuori, ridatemi i cuori. Eccoli i cuori. Perfetto. Vattene, bloccati. Perfetto. Qui... ah, 2 rupie, ce la prendiamo per principio. E andiamo su. Bacchetta. Ci ho messo questo sotterraneo insidioso. Sotterraneo insidioso. Su. Giù. Riandiamo su. Dobbiamo fare così. Poi. No, no. Devi beccare di qua. Ok. Ok. Andiamo su. E di qua. Va bene. Spero di non doverci tornare mai più. Ora. Qui siamo giù, così e saltiamo di qua. Perfetto. Allora, boomerang qui, no, rampino. Togliamo le maschere a questi cosi e ci prendiamo lo scrigetto. 20 rupie. Adesso, e su c'è una scala, però dobbiamo andare necessariamente prima giù. Così. Perfetto. Un altro mini boss palla. Aia. Dai, lancia. Maledetto. Ecco qua. Hai finito. A posto. Questa è fatta, ottimo che c'è anche la fatina qua. Ci ridà tutti i cuori persi. E... ah, la spada... no, non me lo dite, posso andare avanti a bombe. Con l'arco non si rompono. Però con le bombe sì. Con le bombe sì. Oh, meno male. Ce n'ho 58. Posso farmi strada comodamente con le bombe. Poi sono veramente pochi i livelli che serve per forza una spada, cioè bene o male tutto è rimpiazzabile. Qui, ok, non solo prendere questo. Non ci serviva a nulla, però questi drop fasulli, meglio non lasciare indietro niente. E dai, no. Qua, ok. Ci siamo. Va benissimo. Possiamo andare su. Non è rimasto niente inesplorato. Ottimo. Sotterraneo di quelli di inizio game.
arrampicati. E qui. Aia. Vabbè. Forse te lo piglio prima con lo scudo. Gli va bene così. Cos'è? Non c'è proprio nulla. Potevo direttamente andarmene. Ci ho solo perso un cuore e mezzo. Senza alcuna utility. E la chiave del boss non c'è. Direi di andare giù di questo. Perfetto. Andiamo sotto. Sotto c'è un tesoro. Qui no però, quindi ce ne sbattiamo altamente. Andiamo a mettere qua una bomba. E ci becchiamo questo tesoro qua. Eccola. Diretti, diretti. A destinazione possiamo andare. Sì, manca solo per sfizio. L'apriamo quest'ultimo. L'apriamo. Che ci stava? Il nulla. Perché dove ci riporta? Dove ci riportava? All'altra stanza a fianco, dove praticamente non c'è niente. Non importa, andiamo al boss. Mettiamo. No. Mettiamo il. No, possiamo usare questo comodamente, penso. Sì, comodissimo. Non ci sono stati problemi. Aia. Ecco qua. Ah, fa meno danno. Fa meno danno della spada. Qualche colpo in più. Quindi 4. Mamma mia, che diagonale, ragazzi. Che diagonale. Da campione. Si va. Si va. Sfida senza spada superata. Ok. Ci meritiamo qualcosa per lo spettacolo. E qua ci fa pensare che non sono finiti. Ok. Mentre ti scrivo mi si è accesa la torcia. Penso a una cosa. Costruisco. Costruisco 5 minuti. Questa qua è a tempo, nel senso che quando la affronti hai 5 minuti per raggiungere il guardiano e sconfiggerlo. Tutto dipende da dove ti metti l'entrata della tana del guardiano. Ok. Ok. Quindi ci dice che tutto dipende da dove mettiamo la tana del guardiano. Dobbiamo unire questi. In più avere almeno una scala. Quindi se noi riusciamo a creare una cosa molto rapida, cioè il mio piano è questo: creare un percorso estremamente rapido e veloce con due qui. Ci ha dato un nuovo tassello, ma i boss assolutamente li evitiamo, assolutamente evitiamo anche tesori, dobbiamo evitare tutto, quindi il più possibile col niente, il più possibile non deve avere niente, no, non qui, qui, quindi questa zona noi a destra non ci andiamo proprio, usciamo, andiamo a sinistra dove uniamo con niente, con il vuoto, e qui sotto ci mettiamo un 1 basso con una scala, 1 basso con scala. Qui che cosa andiamo a fare? Stessa cosa, dobbiamo mettere il guardiano qua sopra qui, e con un 2 con scala. Che non c'è, maledizione. Che non c'è. Quindi dobbiamo fare un 3 con scala. Un 3 con scala. Un 3 con scala. Per forza. Oppure
Qui. Possiamo mettere 3 così, poi un 1 con scala, 1 in basso con scala, così. Quindi noi che cosa andiamo a fare praticamente? Uniamo anche questi senza tesori, perché qui non ci dovremmo proprio andare. Non ci devono essere tesori. Ce l'hanno tutti il tesoro. Maledizione. Maledizione. Ce l'hanno tutti. E invece questi? Questi c'è senza niente. C'è senza niente. Quindi se io metto per esempio questo qui e una curva da 2 con niente, io questa zona la ignoro proprio. Quindi andiamo su, sinistra, destra, sinistra, boss. Cioè, sinistra, destra, boss. Ok. Per fare tutto il più rapidamente possibile. No. Prima. Ok. Normale, il timer si ferma durante queste scenette. Giù. Ci apre la strada, uccisi tutti e tre con una spadata. Ma questo è un boss? Cioè, come ho fatto a non vederlo? A posto. Easy. Andiamo giù. Scala, sinistra, destra, su. Andiamo qua. No. Dio, com'era questo? No, 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 Locarina, no. No, no. Lo ricordo. Qui era semplicemente da saltare al momento giusto. Anche qua. Ok. Quindi sinistra. Arco. A posto. Vedere lo scrigno e non la chiave sui rulli, per fortuna. Vai di scrigno. Ok. Andiamo di qua. E qui. E andiamo destra. Ah, no, no, no. Qui dobbiamo riempire. Così. Oh no, no. Giù tutto, così. No, ho sbagliato di uno. Non ci posso credere, non ci potevo mettere una cosa più infame. Ma no. Possiamo anche fare così volendo. Ok, siamo tranquillissimi con i tempi. Ci siamo sereni. Ben 3 minuti. Ok. E si va. Ottimo. GG. Aia. Non mi puoi buttare di sotto. Perfetto.
superato senza problemi, con uno scarto notevole anche. Ok, ci meritiamo altri tasselli, che ci fa pensare che non è ancora finita. Ci vuoi? Costruisco. E niente, invece abbiamo finito. Ah no, c'è questa. Qui è apparso qualcosa. Sul 2. Da qui e là e da lì a qua. Ok, questo sembra bello tosto. Allora, vediamo. Dobbiamo mettere. Facciamo così. Fast. Ingresso. E il boss deve essere su. Quindi ingresso, curva, angolo basso con tesoro. Angolo basso con tesoro, eccolo qua. Ora uno basso con scala. Possibilmente non questo, mettiamo questo. Ora mettiamo scala 1 e tesoro. Mettiamo scala. Una chiave sta qua, quindi mettiamo 2 ad angolo così, con ci dice chiave. Quindi poi curva con tesoro, senza boss però possibilmente questa. Poi qui ci dice che vuole una chiave e noi ce gliela diamo senza problemi, questa qui. E qua ci mettiamo un semplice finale in alto, senza neanche il tesoro, anzi no, sta lì la scala, quindi vuoto non c'è, vuoto, quindi ci mettiamo una semplice, di semplice accesso, di semplice soluzione, diciamo, che sarebbe la più semplice questa. Bisogna solo scavalcare. E qui andiamo di scala. Poi perché noi si fa sicuro l'infamata che il tesoro me lo mette là. Quindi se noi facciamo che da qua andiamo di qua, perché Y, ok, è collegato lì, quindi ne mettiamo uno con scala. Con scala va bene questo, oppure uno proprio easy, vabbè, questo va bene. Curva con tesoro di facile accesso, discesa dall'alto con scala, solo scala. Quello ho paura che mi gioca un brutto scherzo, quindi ci mettiamo questo. E qui sotto mettiamo un 1 con scala, pure. Mi complico troppo. Facciamo questo, dai, questo. Uno con scala e boss. Che cosa c'è che non gli piace? No, non mi deve collegare così. Qua forse ci vuole un 1 senza niente, però non c'è, quindi ci dovrò comunque andare. Cioè vuole un'altra scala ancora. Cosa vuole? Uno. Tutti ben collegati. Um.
Da qui va lì, scende, va di là, quindi vuole che faccio così e qui ci metto un collegamento da 2 con scala, cioè con scala e qui un niente, questo che cosa adesso che non va? Che collega questo lì? Che le scale in pratica collega le più vicine che ci sono. Collega le più vicine. Quindi non posso mettere qua questa. Devo provarla a metterla di qua. Per forza. Tipo questa. E adesso cosa che non gli piace, che questo non sta più collegato, giustamente. Quindi devo fare per forza una curva così, con niente, e qui magari un 1 laterale con scala, per esempio questo qui. Ok, ora ci siamo. I collegamenti sono quello, quello, quello. E dobbiamo vagarli tutti quanti. E credo che questo sia l'ultimo labirinto che dovremmo affrontare. Quindi, oh, pessima, pessima cosa. Pessima, pessima cosa. Andiamo. Le frecce. Oh, vabbè. Dai, dai. Mi ho messo dietro, non mi sono neanche parato. Conviene pararlo il colpo di quello vicino e sparare dopo. Oh, stavo con lo scudo. Quello vicino sì, si può tranquillamente parare. Ah, ok. Dai, dai, quanti colpi ci vogliono? Per poco. Uno. È fatto. Bam. No problem. Giro intorno per quanto sei lento. Dai. Ok. Fatto. Lo sto facendo sudare quest'ultimo. Fatina. Pull. Andiamo di qua. Proseguiamo senza indugi. Prendiamo la chiave. E ci colleghiamo. 1, 2. E appare la nostra scala. Perfetto. E andiamo. Andiamo di qua. Senza problemi. Ok. Ora, su. Prendiamo lo scrigno. Chiavina necessaria. Devo buttare questo coso di sotto. Farmi aprire la porta, sì. Aia. Qui non c'è niente. Possiamo solo aprire. Andiamo. Usiamo questo. Ah, la fatina che ho catturato prima non me l'ha lasciata nel barattolo, ho notato. Ok. Chiave. E qua. Tutti e quattro questi. Non serve a nulla.
Riprendiamo anche il cuore. Di qua c'è la scala. Se ci serve. Sì, 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 non mi importa. Uno. Due di qua. E tre. A posto. Saltiamo su. Senza problemi. Così. A posto. Ultimi scrigni per noi. Ultimi scrignetti. Cosa ci siamo saltati? Cosa ci siamo saltati? Cosa ci siamo saltati qua? Il collegamento era quello. Una scala. Ah, è qui. È qui. Ok. È segreta, quindi mi sono un attimo confuso. Andiamo di qua. Molto easy. Risaliamo. E dai, dai. Bando ai colpi. Boss. Qui, bomba. Bomba. Si sbomba, come vi ricorderete. Bomba. E last. Questa. No, mi sa che poi si trasforma. Ah no, no. Ok, concluso così. Via, via, via. Di qua. Qua, scrigno con la chiave. E si torna indietro. Si può tornare indietro. Ci riprendiamo anche l'ultimo. Sì, perché sotto che ci sta. Abbiamo la chiave del boss, vabbè, dai, le rupie, che ci interessa. Non ci facciamo nulla. Non ci si fa un bel nulla. Quindi, si riscende. Andiamo. Di qua. Veloci come il suono. Luce sarebbe un po' troppo esagerato, non si riesce ad andare veloce come la luce. Andiamo su qui. Ecco il nostro boss. Ecco il nostro boss. Vai. Un colpo. Aio, non riesce sempre a tirare sto coppino. E due. Perfetto. Ok, ok. Di qui e là e dalla a qui, sfida superata. Ok, ci meritiamo un portacuore. Frammento di cuore, scusate, non un portacuore. È un portacuore, addirittura. Portacuore e frammento di cuore. Mi piace vedere come fai tu. Ora ci metto delle sfide che sono le più difficilissime che hai fatto fino a oggi. Provi o no? Costruisco. Ci sono altre sfide. Ah, ci sono anche una valanga di sfide in più, ragazzi. Allora, non era l'ultimo. Non era l'ultimo. Ci sarà un altro episodio. Un altro episodio speciale. Con tutti quanti questi. Forgia la spada. Sono difficilissimi. Forse anche altri due, perché dipende da quanto tempo ci vuole a superarli tutti questi. Quindi, ci vediamo nei prossimi episodi speciali. Con le sfide di Danpei. E per oggi è tutto, ragazzi. Invito a mettere un bel like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.